date anfore del secondo secolo avanti Cristo. I reperti stavano per essere acquistati online, ma l'intervento delle Fiamme Gialle di Viareggio ha bloccato la vendita, denunciati i responsabili. Comix, il piano della logistica, presentata in comune a Lucca i provvedimenti sul traffico e sugli accessi alla città durante la manifestazione. Un protocollo per l'orientamento scolastico, siglato in provincia a Massa l'accordo che vede protagonista la scuola e le aziende Nuovo Pignone e Asti per aiutare gli studenti delle secondarie a scegliere il percorso di studio più adatto. Per lo sport, pokerissimo Tau alla September Cup, l'Altopascio si è aggiudicato per la quinta volta il trofeo, le cui finali si sono giocate al Marco Polo Sports Center. Bentrovati a questa edizione di TG Versilia. Stavano per essere vendute online tre anfore risalenti al secondo secolo a.C. La vendita è stata bloccata dai finanzieri del gruppo di Viareggio. Tre anfore di tipo greco-italico, tardo Dressel, risalenti al secondo secolo a.C. sono state ufficialmente consegnate alla soprintendenza alle belle arti dottoressa Angela Cordon, dopo essere state oggetto di sequestro ad opera dei finanzieri del gruppo di Viareggio. Il servizio che ha portato al sequestro e alla successiva confisca da parte del Tribunale delle Anfore ha preso il via verso la fine dello scorso anno dal monitoraggio delle piattaforme di e-commerce effettuato dalle Fiamme Gialle Viareggine. Durante questi monitoraggi è stata individuata una donna che aveva pubblicato l'annuncio di vendita dei reperti al prezzo di diverse migliaia di euro. Dalle indagini poi è emerso che le anfore, presumibilmente rinvenute in mare, erano conservate senza alcun tipo di protezione o cautela, né ne era stato denunciato il possesso. Le persone coinvolte sono state dunque denunciate per ricettazione e per violazione al codice dei beni culturali e del paesaggio. Le anfore confiscate sono state ora definitivamente affidate alla soprintendenza affinché possano essere preservate e conservate con le modalità previste per dei reperti di tale valore storico. Adesso passiamo all'allarme lanciato da Federalberghi per quanto riguarda il periodo dei comics. Camere piene in tutta la provincia, ma molti alberghi a rischio chiusura e licenziamenti. O chiudete per l'inverno, aspettate chi può la nuova stagione, o licenziare personale per poi capire in futuro se poterlo riassumere. Questa è la scelta a cui si trova di fronte oggi un albergatore. A lanciare l'allarme è Pietro Bonino, presidente di Federalberghi Lucca, che evidenzia la situazione paradossale in cui versa il settore. Nonostante le tante richieste di prenotazione e gli importanti flussi turistici, le strutture ricettive rischiano chiusure in serie per tutto il periodo invernale a causa dei costi energetici spropositati e del generale rincaro di fornitori e servizi. Ci siamo trovati poi a pagare il Covid, ovvero tutti i soldi che avevamo preso dalle banche, arrivano piano piano ogni mese le rate da restituire e si vanno a sommare a questo innalzamento di costi e di bollette che hanno fatto aumentare i costi dei nostri fornitori. Quindi è paradossale, abbiamo persone, l'albergo c'è flusso, c'è gente, abbiamo contratti già fatti per tutto il 2023 e quindi i tour operator non ci modificano i prezzi e noi ci troviamo che una camera, facendo un conto di base 100, ci costa 120 per tutti questi balzelli che vanno appunto dal fornitore, ma anche e soprattutto a queste bollette scriteriate. Tanti licenzieranno perché non si possono permettere di non incassare niente nell'inverno e quindi licenziando il personale pensano di ottemperare appunto a questi aumenti. Ma per le aziende più piccole a conduzione familiare l'unica strada percorribile di fronte ai rincari è quella della chiusura invernale. Il presidente di Federalberghi Lucca chiede pertanto all'amministrazione comunale la possibilità di un tavolo di confronto per valutare misure di sostegno che scongiurino chiusure obbligate e prolungate che, conclude Bonino, non gioverebbero all'immagine della città. Restiamo comunque in tema di comics perché è stato presentato il piano della logistica che interesserà tutta la viabilità ma anche i trasporti. Il Comune di Lucca ha presentato il piano della logistica e sicurezza per Lucca Comics and Games. La manifestazione, in calendario dal 28 ottobre al 1 novembre, è già da record, con un numero di biglietti venduti superiore a quello pre-pandemia. Proprio per gestire al meglio i flussi attesi, l'amministrazione comunale ha introdotto alcune modifiche alla viabilità fuori e dentro le mura,
Per tutta la durata dell'evento, dalle 8 alle 20, esclusi i residenti e autorizzati, chiusi al traffico viale Carducci, viale Cavour, viale Regina Margherita, viale Repubblica e via Montanara. ZTL estesa a tutto il centro storico, con modifiche in particolare riguardanti l'accesso a Piazzale Verdi e Piazza Santa Maria, mentre Porta San Pietro sarà riservata al solo transito pedonale. Dalla stazione i flussi verranno, essendo chiuso il sottopasso della stessa stazione, verranno poi quindi indirizzati alla passerella di San Concordio e attraverso le guidiccioni al sottopasso sempre di San Concordio. All'interno della città, grosso modo all'altezza di Corso Garibaldi, di via Borlamacchi, ci sarà l'apporto dei volontari, un apporto che sarà agli steward privati della manifestazione per gestire dei flussi nei momenti appunto, no, di maggiore intensità di traffico pedonale. Capitolo parcheggi. Oltre 5.000 i posti auto riservati al pubblico della manifestazione, dal Polo Fiere al Campo di Marte, dai Macelli alle Tagliate. Di più, il Comune è al lavoro per ricavare ulteriori posteggi al Foro Boario e nei campi sportivi all'Acquedotto, offrendo per le aree di sosta più distanti dal centro storico un servizio navetta. Al contempo, per tutelare i residenti e i lavoratori, fino all'11 novembre è offerta la sosta gratuita negli stalli blu all'interno e all'esterno del centro storico per i possessori di permesso e per gli abbonati metro. Infine, in considerazione della ricorrenza della commemorazione dei defunti, i visitatori del cimitero urbano potranno sostare gratuitamente fino a 2 ore nel posteggio anteriore del Camposanto. Veniamo adesso all'andamento del contagio. Secondo il bollettino regionale, nuovi contagiati in regione Toscana sono 1.890, col tasso di positività che scende al 15,7%, i ricoveri sono 512, 12 in terapia intensiva e i decessi sono stati 3. In provincia di Lucca ci sono 262 nuovi contagiati. Ci spostiamo adesso a Massa, dove è stato firmato un protocollo per l'orientamento scolastico per i ragazzi delle superiori. È stato siglato a Palazzo Ducale, in Piazza Arancia, a Massa, l'accordo tra provincia, ufficio scolastico territoriale, Confindustria, Fondazione ITS Prime e le aziende Asti e Nuovo Pignone per favorire l'orientamento scolastico degli studenti in uscita dalle scuole secondarie e delle loro famiglie. All'accordo era presente anche l'assessore regionale a scuola e formazione Alessandra Nardini, un'opportunità, come spiegato in conferenza stampa, per avvicinare il mondo del lavoro a quello della scuola, in un territorio a forte vocazione industriale in numerosi ambiti, ma che necessita della formazione di tecnici specializzati. Occorre non tanto guardare alle competenze che servono oggi, ma quelle che serviranno domani, e quelle vanno formate, cominciando dall'orientamento dei giovani e delle giovani, soprattutto delle giovani, sul tema delle discipline STEM, e accompagnandole in un percorso che possa portarle a conseguire quella capacità di dominare le tecnologie sempre più complesse, il digitale, tutto quanto riguarda l'intelligenza artificiale, che diventano e sono già diventate una parte integrante dei nostri processi produttivi. Un primo passo nella direzione di creare anche sul territorio di Massa Carrara dei percorsi di studio ITS, in grado di formare tecnici altamente specializzati, figure professionali indispensabili nelle grandi aziende. Ora cominciamo con l'orientamento anche dei genitori, ai quali mi rivolgo perché devono trovare e capire e comprendere quelle che sono le attitudini dei figli, di andare dietro a quelli che sono i desiderata dei figli, noi desiderata di noi genitori. E allora tutti assieme, anche i genitori verranno invitati a visitare queste aziende per capire cosa significa stare lì, e poi un minuto dopo, finito la scuola, o si va a lavorare o si va a perfezionare il proprio sapere, il proprio conoscere all'interno degli istituti degli ITS che abbiamo ambizione di portare anche qui a Massa Carrara. Oggi c'è bisogno di tecnologie, di chi sappia sfruttarle, di chi ci sappia lavorare. Si va a lavorare con il camice e magari con stipendi importanti che sono intorno ai 2.000 euro il giorno dopo che si esce da scuola. Quindi davvero un lavoro importante. Ci spostiamo a Pietrasanta, dove sono stati consegnati i lavori di riqualificazione della scuola dell'infanzia Salgari a Strettoia. Bonifica della vecchia pavimentazione e posa della nuova in PVC, resistente, sicura e confortevole per camminare e giocare, oltre alla tinteggiatura di tutti i locali interni. Sono stati questi i lavori salienti effettuati dal Comune di Pietrasanta alla scuola dell'infanzia Salgari di Strettoia,
un intervento molto articolato da circa 200.000 euro che conclude il percorso di messa in sicurezza iniziato nel 2020 dal nido Scooby-Doo e proseguito con le Marsili all'Africa e la primaria Grimm a Ponte Rosso, come ricordato da Francesca Bresciani, assessore alla pubblica istruzione. Qui, come in altri plessi, non abbiamo fatto una spesa, ha aggiunto il sindaco Alberto Stefano Giovannetti, ma un investimento sul futuro della nostra comunità, che non sarà certamente l'ultimo. Infatti, come ha confermato la dirigente del Comprensivo 2, Maria Concetta Consoli, abbiamo iniziato un dialogo con l'amministrazione comunale per lavorare sul servizio di trasporto scolastico, in particolare tra Strettoia e la Marina. I ritratti di 16 eroi del mare realizzati dall'artista Daniele Simoni sono in esposizione presso il Museo della Marineria di Viareggio. La vita e le storie di grandi marinai che hanno navigato per lavoro, per passione o senso della sfida ha sempre un fascino incredibile. Tutti hanno compiuto imprese straordinarie, ognuno a modo suo. Al Museo della Marineria di Viareggio, Daniele Simoni, con la sua mostra, ha voluto raccontare questi eroi del mare, come lui stesso ama definirli, attraverso delle opere originalissime. Una installazione suggestiva che non solo omaggia gli uomini di mare, ma anche la tradizione locale. Le loro imprese sono esattamente eroiche, cioè l'idea, quella anche di inizio 800, romantica, dell'uomo che si confronta con la natura. E in questo caso, nella maggior parte dei casi, vi si confronta da solo, completamente da solo, immerso in questo ambiente che è sì sicuramente in gran parte ostile, però contemporaneamente ha, per quanto riguarda ad esempio citando Alain Bombard, è un ambiente che in realtà offre tutto quello che c'è di necessario per la vita dell'uomo. I ritratti di 16 grandi marinai del passato, realizzati da Daniele Simoni, sono esposti al Museo della Marineria di Viareggio, un'occasione e un evento culturale che ci permette di conoscere storie fatte di coraggio, temerarietà e un'avventura in un luogo che è memoria viva del mare. Passiamo allo sport, una cena per ritrovarsi. Dopo 30 anni si sono ritrovati giocatori e dirigenti della squadra giovanile dell'Ancora di Viareggio. Nella stagione calcistica 1991-92 l'Ancora, formazione viareggina del settore giovanile, trionfava nel campionato Under 18. A distanza di 30 anni, come già avvenuto per la formazione allievi vincitori del campionato, l'allenatore Silvio Ferrara, con l'aiuto di Simone Remedi e Alessandro Ganovelli, è riuscito a organizzare una festa al fanatico in passeggiata, con la partecipazione di giocatori di quella squadra, dirigenti che nel periodo dal 1982 al 1996 Ferrara ha allenato. Dall'Ancora ha spiccato il volo fino a raggiungere la Serie A anche Alessandro Pierini, che dall'Ancora passò al Bozzano, di lì all'Udinese, poi Fiorentina Parma e addirittura anche alla Nazionale di Giovanni Trapattoni. È stata la mia prima squadra e al di là di questo, oltre ad avere compagni di squadra, ho avuto tanti amici, perché poi adesso siamo qua, siamo riuniti dopo tantissimo tempo e ancora ci frequentiamo per tante cose, nonostante gli impegni di tutti. E adesso passiamo allo sport giocato, il calcio giovanile, perché il Tau si è aggiudicato per la quinta volta il torneo della September Cup. Se mai ci fossero stati dubbi, il Tau Alto Pascio conferma la propria superiorità a livello giovanile, aggiudicandosi anche la September Cup, che ha visto l'atto conclusivo al Marco Polo Sport Center di Viareggio. Curiosità, il torneo non si è mai fermato, alla faccia della pandemia. Una giornata ricca e fitta di partite tra questi piccoli calciatori del 2011, ovvero esordienti B, pronti dal prossimo anno a diventare esordienti A. Le 16 squadre partecipanti sono state suddivise in due pool, oro e argento, che a loro volta hanno poi dato vita a due quadrangolari con gironi all'italiana. Le più forti nel girone oro, ne sono rimaste 4 e il Tau le ha vinte tutte, superando 2-0 il Bellaria Cappuccini Pontedera, 1-0 l'Academy Tau in un derby acceso e sempre di misura anche il Monteserra. Da registrare anche il
anche il titolo di capocannoniere con 6 reti per l'attaccante amaranto Leonardo Turco, che interpreta la parte del piccolo Paolo Lossi nel film cult sul celebre campione scomparso nel 2020. Festa grande in casa altopascese per il 5° titolo conquistato nelle 10 edizioni finora disputate. La Pula Argento ha visto il trionfo dell'Atletico Lucca, che si è imposto a punteggio pieno piegando 1-0 il Fratres Perignano, 2-0 lo Sporting Cecina e 1-0 il Ponte 2000, che ha chiuso al secondo posto. Il cammino dei giovani lucchesi ricorda dunque quasi in fotocopia quanto saputo fare dai cugini altopascesi. Ryan Toni dell'Atletico, miglior marcatore con 5 reti. È il secondo successo per Atletico Lucca nella finale argento, che aveva già vinto nel 2019. Naturalmente la September Cup dà appuntamento al 2023 con l'11ª edizione. Con questo si chiude anche la pagina dedicata alla Versilia del TG Noi. Io mi fermo qua, grazie per l'attenzione e arrivederci.